ragazzi, qui l'Alex, bentornati sul mio canale ed eccomi qui con un nuovo video su Let's Play di Resident Evil 1 con Jill in difficile. Scusate ragazzi se sono vestito in pigiama, cioè con tipo la vestaglia, la Robinson, però ragazzi veramente non avevo voglia di vestirmi anche perché sono tipo stanco. Quindi ragazzi niente, vi beccate un video in pigiama, yeah. Allora, raga, eravamo rimasti nelle fogne. Penso che questo, comunque il prossimo episodio, ragazzi, sarà l'ultimo. Se non questo, ma questo non penso. Perché non voglio fare video tanto lunghi, ragazzi. Almeno questi ultimi due, perché non manca tanto, ragazzi, alla fine del gioco. Allora, combattere dopo per sopravvivere. Va bene. Però il gioco, se parti, mi fai un favore. Perché non è che posso star qua tutto il giorno. Oh! Pronto? Pronto? Raga? Ah, minchia, alleluia. Vabbè, come mai sta lentezza? Vabbè, comunque, ragazzi. Allora, eravamo rimasti qui. Ok, posiamo Link Ribbon e andiamo avanti. Andiamo avanti senza perdere altro tempo. Allora, ragazzi, uno di voi su Facebook mi ha fatto una domanda che tra l'altro ho letto stamattina appena mi sono svegliato. Ovvero, Lele. Oh, cazzo, Gilly, usa sta cosa! Ah, era più. Stupida sta ragazza. Jill! Ma vedevi il culo. Ah, è vero, non era. Sono stupido io, raga. Scusa, scusa, Jill, non volevo. Comunque, mi ha fatto questa domanda. Lele, tra i let's play che hai interrotto, che hai annullato, qual è stato quello che ti è dispiaciuto di più? Ragazzi, sinceramente, quello che mi è dispiaciuto di più è Until Dawn. Perché? Ma non è stata neanche colpa mia, ragazzi, che ho interrotto quel let's play. Semplicemente il gioco non era mio, me l'avevano prestato e ho dovuto ridarlo indietro al mio amico perché doveva venderlo, diciamo, doveva andare a GameStop a darlo dentro. Quindi non ho potuto, ragazzi, non ho avuto tempo di finire il let's play. E questo mi è dispiaciuto tantissimo. Non finire neanche Until Dawn, cioè io non l'ho mai finito quel gioco. È davvero un gran capolavoro, ragazzi. Mi è dispiaciuto non avervelo portato tutto sul canale, raga, veramente. Mi è dispiaciuto veramente tantissimo, raga. Ma vabbè, fa niente. Comunque ci sono, mi pare, 6 episodi veramente belli che vi consiglio di andare a vedere, anche se purtroppo il let's play non è completo, però, raga. Vabbè. Allora, qua ci dobbiamo venire dopo. Allora, andiamo di qua, ragazzi, perché adesso troveremo. Cioè, adesso incontreremo Enrico. Ovvero il capo squadra di Rebecca in Resident Evil 0, se vi ricordate. Ma sono pure gli Hunter, la faccio a loro. Is that you, Jill? Is that voice Enrico's? Yeah. You're alive. Stop. Are you with anybody, Jill? No, but why? The stars are finished. Someone is a traitor. Umbrella set us up. Enrico! Traitor? Who? Trader? Who? Ok. Chiunque sia stato è di sicuro un professionista. Già, però Gilly ti avevo detto di prendere. Ok, brava. Manovella. E ora ci sono gli Hunter. Vaffanculo. Muorici. Ok. A stronzo. Ma devi fottermi, eh? Ok ragazzi, allora adesso ci sono altri Hunter, ragazzi, dobbiamo stare molto attenti perché non abbiamo molti colpi del fucile a pompa, ne abbiamo due, non bastano per uccidere un Hunter, quindi se
Siamo un po' nella cacca fino al collo. Ragazzi, devo essere sincero, la parte delle fogne è quella che mi annoia di più in questo gioco, cioè quella che non mi piace, che mi piace di meno. No, 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 oddio. Devo schivarli, ragazzi, ce la faccio. Ma vaffanculo! No, raga, non ci posso... Mi ha one shottato. Ma davvero? Raga, non ha potuto fare niente, mi ha one shottato con un colpo. Ma stiamo scherzando? Ok, ragazzi, rieccoci qui. Siamo ritornati a sto punto. Allora, sì, dai, Jill, mi frega un cazzo di Enrico. Prendi sta mano bella. Grazie. Raga, cerco di schivarli, mo, si stronzi, se riesco. Vaffanculo. Sì, uno ce l'ho fatta. E stai lì, stronzo. Adesso riusciamo a schivare anche gli altri due, però non penso. Sono in due. Speriamo, quanta vita abbiamo? Attenzione. Siamo gialli. Ma anche per quello che mi ha shotta. No, non penso, era proprio il colpo che mi ha shotta, raga, perché sono stronzi. Cioè, Resident Evil 0, raga, gli Hunter riuscite anche a ucciderli con un po' di pistola, se sei fortunato. Un po' di colpi. Però qua, ragazzi, vuoi per forza... Ah, grande Jill. Minchia, ragazzi, ho schivati tutti e tre. Mamma mia, che pro. Siamo dei pro. Allora, adesso andiamo dritto di qua. Perfetto. Usiamo sta cacca di manovella. Ok. Mi ricordo qua, ragazzi, quanto devo girare. Una volta sola, forse. Forza. Sì. Ok. No, c'è una piantina lì. Ah, raga, è vero, ma c'è pure il ragno. Porco. Ma c'è pure il tiger da uccidere. Vabbè, forse riusciamo a skipparcelo però il tiger, ragazzi. Perché se noi prendiamo il coltello e riusciamo a tagliare tutte le ragnatele prima che ci fotte, forse ci abbiamo qualche possibilità. Se non ci avvelena, però. Non so, cazzo. Vabbè, in caso abbiamo l'antidoto, il siero nel bowl, quello che non abbiamo dato a quella testa di cacchio di Richard. Ah, vedo come cade. Aiuto! Grande giro. Ma basta orgasmare. Grazie. No, perché dai. Allora, prendiamo. Cosa c'è qua di bello? Madonna mia. Raga, ma sta pistola, cioè, più che altro in difficile, raga, non mi danno i colpi del fucile a pompa. Tutti i colpi della pistola, tutti. Una cosa incredibile. E mo c'è il tiger, porco giù. Cioè, non qua. Adesso, cioè, dopo sta porta. Ma qua, speriamo che ci siano delle piantine blu, almeno le combino con... No, è qua, cazzo. Oh merda, raga, eccolo. Sono cazzo, ma qua, raga. Qua sono veramente cazzi adesso. Gilla, qua dobbiamo fare la magia. Prendi sto cazzo di coltello. Veloce, 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 velocissimo. Ok. Gilla, qua dobbiamo avere molto culo. Io t'avviso. Qua dobbiamo avercelo tanto il culo. Ok, qua la porta. Merda. Raga, qua è difficile adesso, è veramente tanto difficile. No. Merda. Cos'è questa? Sta vomitando. Che schifo. Vai, vai, tagli ste cose. Grande. Ha dato una mano, ragazzi. Merda. Merda. Vai, 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 vai. Ce l'abbiamo fatta. Di culo, ma ce l'abbiamo fatta. Raga, ha due munizioni per ucciderlo qualcosa qua. Ma avvelenato, vero? Sì. Porca puttana, abbiamo spray, noi siamo verdi. Minchia, raga, eravamo rossi. Che culo! Mamma mia, raga, che culo. Ok, prendila e curati immediatamente. Ah. Raga, che culo. Non smetterò mai di dirlo, che culo. Ok, qua c'è una piantina. Perfetto.
più che giardino, sono sulle fogne queste, però. Allora, qua non c'è. È vero che mo c'è Lisa, ragazzi. Tra poco. La odio Lisa. Allora, buongiorno. Mi domandavo se. Ok, qua. Bella. Poi dobbiamo fare la via verso sinistra. Quindi no, dobbiamo rigirarla adesso. Ancora. Ecco qua. Perfetto. Poi torniamo un attimo indietro, girate che avevo visto una cosa. Aspetta. Minchia raga, non mi ricordavo che partiva subito il masso così. Ok. Aspetta che in fondo c'è. Mi pare un kit di pronto soccorso. Esatto. Raga, non abbiamo tanto spazio, eh. Vediamo che troviamo qua dentro. Minchia, uno spray. Ottimo. Ok. Raga, io già mi immagino la battaglia col Tyrant. Sarà un casino. Prima forse. Se non saliamo questo dobbiamo batterlo su una volta. Ma però c'è Barry, cazzo. È vero, forse. Ah, oddio, è vero, qua c'è il. C'è il grande enigma. Allora. Ok. Dobbiamo rigirarla. Ok. Perfect. Allora, vai Jill. No, cosa fai? Jill, porco. Oh! Allora, cazzo ti impianti dentro nel cerchio da stato? Come perdere tempo, cazzo? Comunque, cioè, finirlo in 3 ore è impossibile. Cioè, finirlo in 3 ore è davvero impossibile. Cioè, non so come cazzo fare, boh. Cioè, devo farlo in facile, però. Boh. Ok. Ok. Allora prendiamo questo. Oddio, però l'altro pezzo dov'è che lo devo prendere? Era già dentro la. Oddio che trip. Cioè non mi ricordo. Non so. C'è un po' di memoria. Allora, qua adesso dobbiamo. Minchia, è vero, ma qua dobbiamo rischivarci il ragno noi. Porco cane. Speriamo che non ci becca. Nel caso uno spray. No problem. Pronti, raga? Via! No, non vomitare. Grande. Non ci ha presi, ragazzi. Grandi. Allora. Cosa che c'è? Ah, c'è una pietra qua. Ok. Qua Chris aveva il lanciafiamme incredibile, invece G non ce l'ha. Allora. Adesso dobbiamo ritornare. No, è vero, ma qua dobbiamo rischivarci gli hunter. Ok, aspetta, fammi posare il coltello che poi non serve. Ok, 2 coltelli belli, cioè inutili.
Io qua però mi prenderei un altro spray. No. Salverei forse, ragazzi, qua. Secondo me conviene salvare, perché ora ci sono gli hunter, non si sa mai, che mi decapitano come prima. Vorrei mai, però non si sa mai. Ok. Salvataggio in corso. Salvataggio completato. Molto bene. Allora, sbang di qua. Aspetto. Dobbiamo schivarci di cazzo. Vai, Gil, veloce, no. Muoviti, porca puttana. Sta la ferma. Fai così. Muoviti. Corri, no? Porco Diaz. Mamma mia, raga. Io spero che il pezzo era qua dentro, perché sennò non mi ricordo. Ragazzi, c'è un vuoto. Ah, sì, era qua, ma no. Ho stantuppo. Ok, ma qua dobbiamo. Non mi ricordo il codice, raga. Sì. Ruota sto coso. Ok. Allora era 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Ok. Perfetto, perfetto, vai Gillo. Ma viene anche Barry. Jill. Barry? Thank God you're safe. You too, Jill. A noise I heard brought me down here, but I didn't expect to find a place like this. Have any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out. Ok, ma ci fotte tanto perché ci frega l'ascensore e se ne va, questo stronzo. Che palle. What the hell is that sound? It could be a person. Jill, go check it out. Grazie. We had enough surprises for one day. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. Ok. Della serie sei un bastardo caga sotto. C'è una ragazza, vai a controllare tu, Jill. Cioè, vabbè. I'll stay and secure our escape route. Sì, cerchi di trovare la via di uscita. Dove? Che è un buco, Dio santo. Jill, pure tu, svegliati. Mamma mia, raga. Minchia, ma c'è da fare il casino con. Oh mio Dio. Allora. Oh, che palle. Mi stai troppo sulle palle. Allora. Ma qua, ragazzi, è un bordello. Ma qua posso prenderle? Sì, ma. Sì, dai, ne prendo una per. Anzi, le combino. Vai, vai. Cioè, raga, per fare di 3 ore e mezza, non devi neanche fermarti così a raccogliere le piantine. Cioè, secondo me diventa spedito. Cioè, comunque sono in difficile, non posso non prendere queste erbe qua, raga, mi servono per sopravvivere. Allora, qua non mi ricordo, ma come si fa? Devo entrare qua dentro e fare. Non mi ricordo, ragazzi. Porco cane. Ah no, sì, mi serve. Aspetta, qua c'è qualcosa se non mi ricordo male. Vai. Esatto. Che cazzo è? Ah, colpi la pistola e la batteria. Buono, buono. Agil, prendi, prendi.
In normale mi pare che ci trovi i colpi della Magnum addirittura. Invece qua ovviamente cosa ci trovi colpi a pistola? Sono inutili. Allora, qua bisogna. Ah, peggio, bisogna fare le cose per bene. Ma qua non. Non va, ricordi Jill? Ok, forse così va benissimo. Speriamo. Spingi, spingi! No, forse un po' più a sinistra, no, vabbè, sti cazzi. Ok, spingiamo la leva e vediamo se funziona. Ah, male. A volte ragazzi, non so, bug. A volte spingi e dici che non è posizionato bene la cassa, vabbè. Ma aiuto. Ok. Perfetto, perfetto, perfetto. Ora dobbiamo tornare a Barry che se ne va. Poi dobbiamo andare a prendere il lanciafiamme rotto per fregare questa stronza qua. Ragazzi, abbiamo finito praticamente le fogne. Meno male perché lo odio sto pezzo. Non so perché. Oddio! Dobbiamo tornare indietro a Barry. No, ci capisco mai niente queste vie qua. Ok, questa via è giusta. Mi ha pulito l'orecchio. Ok. Barry! Pezzo di no. Però sappiamo in realtà, ragazzi, che lui è buono, sta facendo tutto questo solo perché Wesker ha minacciato di uccidere la sua famiglia. Quindi. Allora, lo spray lo lascio qua effettivamente, così ho. Oddio, le manuelle mi servono ancora, sai che non mi ricordo, ragazzi. No, in teoria non dovrebbe più servirmi. O sbaglio. No, non dovrebbe più servirmi. O sbaglio, cazzo, non mi ricordo. No, non dovrebbe più servirmi. Vabbè, in caso torniamo. Ok. Ragazzi, almeno così abbiamo un po' di spazio perché eravamo veramente a corto di spazio. Ok, vai. Spingi! 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 Ok. Spingi! 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 Sembra un'altra cosa. Ok. Schiaccio sta cassa. Ok. Non c'è fiamme fuori uso. Dobbiamo fottere la stronza. Lisa, a noi due. Oddio mio, ma perché qua? Cioè proprio dove devo andare io, sta stronza viene qua e sta lì. Cioè ma dico io, un po' di educazione. Ok, attiva sta roba, veloce Jill. Ok. Adesso so problemi perché non mi ricordo. Oh cazzo, mi ha già perso tempo, porco cane. Dov'è la via? Qua dritto mi pare, no, di qua. Di qua, 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 di qua. Metti. L'ho fatta, ok. E l'abbiamo fottuta, raga, le fogne sono praticamente finite. Adesso tra poco dobbiamo andare a battere Lisa con Barry. E dobbiamo. Poi finisce l'episodio perché poi ci sarà il prossimo episodio, appunto. Cioè, stoppiamo questo episodio qua. Con i serpenti, quindi veloce giro. Ah. Ok.
Mamma mia che stanza. Questa ragazza è la stanza di Risa, quindi è abbastanza inquietante. E eccolo l'anello. Non c'è niente, ok. Andiamo. Allora adesso qua no, dall'altra parte infatti c'è un'erba, mi ricordavo infatti. Un'erba verde, un'erba blu. Minchia, buttale via. Prendi, prendi. Ok. Combinale. Ok. Andiamo. Mo sbucchiamo la capanna nel bosco. Eccoci qua. Allora, adesso fatemi ragionare un attimo. Adesso dobbiamo prendere, vabbè, questo, ovviamente combinarlo. Perfetto. Poi dobbiamo prendere altro. No. No, possiamo andare. Forse questa lascio qua, dai. Sì, dai, siamo qua. Perfetto, andiamo. Guarda, non ci dovrebbero essere zombie o qualsiasi altra creatura che potrebbe darmi dei problemi, in teoria. Ah, gelante, forse. Vabbè, tanto c'è ben 5 colpi di bomba, ragazzi, possiamo farlo fuori come niente. C'è in villa gelante, eh? Non qua. Ecco, sono zombie, vabbè, schivabilissimo. Fai schifo, zombie. Ok. Perfetto. Oddio. Sono facilissimi a schivare. Ok. Allora, praticamente in questo episodio arriviamo praticamente all'inizio del, cioè al salvataggio, proprio alla macchina a scrivere del laboratorio, presente, avete presente? Proprio la prima che scendete c'era la macchina, là arriviamo. Ma raga, per questo episodio terminiamo, il prossimo sarà l'ultimo, di sicuro. Ok. Qua dobbiamo prelevare l'anello di pietra, cioè l'emblema, vabbè. Ok, insomma. Perfetto. E qua c'è l'hunter adesso. Qua mi sa che c'è tanto l'hunter, perché non l'avevo ucciso. Qua c'è l'hunter. No. Ah, non c'è. Ah, l'avevo ucciso allora. Vabbè, meglio così, ragazzi. Andiamo di qua perché di là ci sono gli hunter, sono sicuro. Quindi andiamo di qua, che non ci sono più perché li ho uccisi. Ok. Tranquilli, ragazzi, diamo una salvata adesso prima di uccidere Lisa. Tranquilli. Ok. Qua non c'è più nessuno, vero? Minchia, che spavento, porca puttana, raga. Oddio. Zombie, sei riuscito a farmi paura. Porca puttana. Io tutto convinto che andavo, che pensavo non c'era nessuno, invece. Oddio. Minchia, raga, mi ha preso un infarto. Yeah.
Quanto sei brutta. Ok. E ok. Perfetto, ragazzi. Cioè qua da ragazzi una salvata proprio per sicurezza, perché... Allora, qua ci dobbiamo prendere i due emblemi qua. Più... Vabbè, Link Ribbon per salvare. Ok. Vai. Perfetto. Sarà 5 ossa, il contenuto della spesa per PlayStation 4 è stato già completato. Ok. Andiamo a battere Lisa! Tutti insieme appassionatamente. Che poi ragazzi, sapete che tanto che forse Barry lo faccio morire. Perché in teoria se faccio morire Barry, io non devo ribatterlo alla fine il Tyrant. Cioè devo batterlo una volta, poi fuori nell'eliporto non devo batterlo. Quindi Barry devi morire. Non gli ridarò la pistola. Però lo so ragazzi, è brutto, però sti cazzi. Devo finire il gioco più svelto possibile, quindi. Ok. Ciao Barry, muori. Jill, you're alive. I was worried. Because I thought you were... Start talking. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. Talk. Jill, hand me my gun. No, mi dispiace. I can't do that. Jill! Barry! Che brutto così, raga, madonna mia. Raga, però l'ho fatto anche per voi, nel senso per finire il gioco più veloce. Ma però è un problema effettivamente, perché non c'è nessuno che... Merda! No! Ok, non c'è nessuno che mi copre. Quindi è più difficile. No, troia, non ci pensa proprio. Bravo. Non rompermi le palle, non farmi cadere. Perché raga, può farti cadere giù, Ti avviso. Ok. Veloce, Gil, veloce, Gil, veloce, Gil. Brava, Gil. Ah! E ti ho battuta. E ti ho tanto battuta. Pronta. Mm-hmm. Ok. Mother! Quanto godo. Allora, qua c'è la... Povero raga, madonna. Qua c'è la Magnum di Barry. Che prendo perché effettivamente c'ha 6 colpi, quindi potrebbe servirmi contro il Tyrant. Fotografia di Barry. È la foto uscita dalla camicia di Barry prima che cadesse nel pozzo. C'è qualcosa che c'è scritto sul retro. Ti vogliamo bene, papà. Moira e poi, ragazzi, Moira è quella di Revelations 2. La figlia. Ok. Raga, Barry è morto. Che poi in realtà, raga, la storia non è così. L'abbiamo stravolta completamente in questo let's play perché... In teoria dobbiamo salvare sia Barry che Chris. Però, cioè, proprio questo. In questo episodio abbiamo stravolto completamente la storia di Resident Evil 1. Ragazzi, cazzi. Per finire il gioco prima, questo è altro. Allora. Qua. No, è l'altro. Ok. Per
Beh, saltiamo il filmato, raga, tanto si svuota solo il coso. Oddio, dov'è l'entrata? Entrata? Ah, ecco. Ok, ragazzi, siamo ai laboratorio. Siamo praticamente alla fine del gioco, quasi alla fine del gioco. Ok, ragazzi. Ok, qua c'è l'incripon. Madonna, raga, mi fa un prurito. Non so perché, forse il cappello mi fa un prurito, tipo la pelle qua, raga, vicino alla barba. Ok, prendiamo gli altri incripons. Abbiamo due magnum, che bello. Allora, una magnum lasciamo qua e l'altra lasciamo qua. Ha preso diverse, revolver magnum e magnum 44 di Perry. Cioè sono uguali, però nel senso sono diverse. Il nome, vabbè. Ok, prendiamoci l'incripon. Prendiamoci, basta. Ragazzi, che dire, questo episodio finisce qui. Io adesso registrerò subito l'ultimo, quindi nel prossimo episodio mi vedete sempre vestito così. Raga, non mancate, perché cioè, il prossimo episodio sarà l'ultimo. E niente, ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e commentate. E noi, ragazzi, ci vediamo all'ultimo episodio di Resident Evil 1 con Jill in difficile. Bella.